storia di briganti e altro poco. Sembra interessante. Ah, Italia mia, tutta unita, or sì che sogniamo la riscossa, or sì che la sventura t'è finita, ma che, terra mia amata, per te non v'è pace. Sol la via salata, e di certo sentir non piace, e così stanchi di pagare l'altrui piacere, di cambiar sorti delle genti e le bandiere, alcun decisero di imbracciare armi e coraggio, e dalla stagia briganti chiamarsi fece. Che volete? Avesse io a redice alla professoressa che sono copioto, che è crupò. Ma se volete sapere mai chi è sta storia, la stiamo a raccontare, iate, va! Tollerabile, è inammissibile, è incredibile. Sì, è proprio incredibile. Calma, che succede? Spiegatevi. Devo parlare col mio amico colonnello. Innanzitutto il signor colonnello è occupato in questo momento, però accomodatevi. Devo dire, fatemi dire, dopo vediamo. Cano, tu smart. Ale, venite avanti, spiegate a me cos'è che succede. Signor colonnello, perdoni la concitazione, ma è una questione di vitale importanza. Qui si attenta alle nostre proprietà, si attenta e si minaccia addirittura la nostra vita. Legga. Altro che rivoluzione, altro che Garibaldi, o s'annavano i Borboni. Ed ora osannano i Savoia invasori. Ma anche l'Italia loro non interessa proprio niente. Hanno tradito, hanno voltato le spalle ai Borboni e sono pronti a voltarle anche a Savoia se si dovesse presentare l'occasione. E appoggeranno immediatamente i nuovi vincitori. Me ne ricordo ancora chi era la cane menuta? Chi era di Roma ancora la camicia rossa? Chi ne facciano tutte quelle promesse? Me ne ricordo gli eleggerne che alla terra avesse andata la nostra. Non avevamo più fatti a sottracchire calandome. E qua uno che ci ha creduto gli ha detto pure appresso a fare la guerra, che non era manco la sia. Le promesse erano grosse, invece, con noi non cagna proprio niente, con cagnare state, relazioni, le bandiere, il re, ma la fatia nostra è sempre la stessa, la forca per amica, la fama per compagnia. Anzi, che le cose hanno pure peggiorate, se da pensare. Almeno prima non le sarrubbiamo le figlie, Non gli arrestano per a fare la guerra, per farli diventare soldati e un nuovo re. Gli stanno a levare la forza, gli stanno a levare tutto, pure la braccia gli stanno a levare. Io me ne vanno a vent'anni, ma è stufo di fare sta vita. Ci vengo pure io. Vai a fare un brigante. Meglio a morire il brigante libero che a morire che ne fame. No femmine. Siamo sempre state in prima fila. Mo' vi racconto una cosa che è successa in un paese mio. Era il 6 di agosto del 1861 e nel mio paese era sindaco da 6 anni un latifondista corrotto, pronto con i suoi notabili a salire sul carro dei piemontesi vincitori, pur di tutelare i propri privilegi e i suoi annosi interessi. Era la festa de San Donato, produttore del paese nostro. Contadini e pastori la stavano aspettando da un anno, questa festa così importante per il nostro paese. Tu splendente planetiere dei beati sulle cielo. La processione religiosa si trasformò in una vera e propria rivolta, anche perché si unirono ad essa i briganti scesi dalla montagna. Ci fu l'assalto al municipio, distrutti i quadri di Vittorio Emanuele e dato fuoco a tutti gli archivi con i registri e i documenti per la chiamata alla leva militare. I municipio l'hanno già provato, non facciamo la bandiera! Venne ucciso a colpi d'accetta, l'esattore delle tasse, che da anni ci perseguitava. Furono saccheggiate e bruciate le case e le proprietà dei ricchi, che dopo essere stati con i Borboni si erano schierati con i Savoia. E noi donne eravamo in prima fila. Ci stia pure lì. Tante di noi si erano unite con i briganti, perché per tante di noi loro erano i nostri mariti, i nostri figli. E noi dovevamo difenderli, proteggerli con tutte le nostre forze dalla rappresaglia dei piemontesi. I piemontesi cacciarono di casa la moglie e i figli di Bernardo Stramenga, alla cui banda apparteneva il capotromba Francesco Mocciante di Castel del Monte. Misero sotto sequestro la casa del brigante abruzzese per costringerla a tradirlo, e come loro tante altre. Molte di noi furono fucilate, crudelmente torturate perché facessimo la spia. Ma noi donne non cedemmo. La musica è tomba, una minaccia, che la catena di Ceratutti c'è un pazzo, fuori campo, moname, mana. Oggi è il 15 aprile 1866. Il Consiglio Municipale di Parigiano è riunito per deliberare sulle tasse comunali, specialmente su quelle del demanio. È necessario aumentare le tasse ai pascoli affidati ai piccoli allevatori. Queste sono terre, questi sono cartelli, viene delle prede, e dentro cresce un'eppi di erba, perché non andate le tasse, chi deve terre buone, dentro cresce tanta erba, e se pure leva tante pecore, perché sono le vostre, voi siete come gli più, non sono le migliaia. Vedete le giuste, le fruttere, le maglie d'arabe e pasce, da Ecche fino a Neroccio, fino a Campo Imperatore, più salve tenete e più ne volete. Wow, Santa Caterina, mai come si fa? Ma mannaggia quei porchi, io non ce la faccio più, i voi siete ingrassati, i soldi ne uso. Quali soldi io non ne sono mai tenuti, ne tenete pure i soldi, non facendo il consiglio. Voi facete le riunioni, voi pappate, mangiate con le piurche, che gli usutori nostri l'hanno fatte che la roba nostra, non teneva niente, ci hanno affamate, chisse, chi le riuette, decidete di tutto, decidete pure della vita nostra. Ma io ne siamo facci, io ma mannaggia quelle porche, chiappola porca, per forza! Ci stai a scannare! Tutti riuniti la tassa, ogni giorno una sopra tassa! Basta, non ne potevo più! Ci stai a lavare la pelle, ci stai a lavare! E non mi vergognate per niente! Non mi vergognate, ma non abbiamo paura di voi! Non abbiamo paura! Non va più lei! La Corte d'Appello dell'Aquila condanna Giovanni Di Nardo di anni 60, Gerardino Di Paolo di anni 55, Vincenzo Mingroni di anni 55, Silvestro Gatti ed altri. Pronti? Vai! Nu sembra il brigante della banda Stramenga. Mi chiamo Francesco Mocciante, e sono capotromba di questo. Nelle mese a noi c'è stata una mucchia di castellene, in mo c'era tutto pure una fregata femmina. Nelle mese a noi c'è stata Mancelletti, Spaccamonte, insomma ne sembra una mucchia. Sembra tutta brava gente. Noi sembra difensore della povera gente, di quella gente che non dà niente. Noi sembra chiede che vuole la terra per faticare, la terra che gli aveva promessa. Noi sembra difensore di quella povera gente che vive una miseria, il sappo alla terra era barone. Ai notti partiva la Valle Caterina, passimo per Medigne, prima di arrivare a Casteglie, gli separiamo con tutto il gruppo. Uno attacca la Crocinova, in altra Sant'Orate, e ne faceva di due, al fine che comanda. Sì, e le vie, nel mesanno ci può stare qua dentro un guai, ci può stare qua un carro, qua uno che ci. Ma gente, in semena moccia, sembra tutta brava gente. Noi gliene scappate una montagna, perché non voleva pagare più le tasse al rinnovo. Gliene scappate, perché non voleva fare più risultato insieme che chi del Piemonte incide la gente come noi. Gli hanno sempre protetto dal Papa e dallo Stato pontificale. Allora non sei mica stupido, fino a un certo punto, perché fino a quando si mettono d'accordo, lo Papa era un nuovo re, se ne frega a lui, sia lo Papa che ne frega. A chi se ne lui? Non gliene frega proprio niente. Mo vi racconto una cosa, ma state a sentire, Nonnene, che crediate andare a chiesa, una notte si sunne che una volta il Papa accompagna Gesù Cristo a trovare la povera gente. Allora Gesù Cristo, viste le condizioni di mesellare questa povera gente, di queste povere che fune, c'è il Papa che gli voleva andare a tenere che lasciate più. Allora le segue e fece il Papa, perché da una vesaccia non può quingere per d'occhi, e gli riesco poi. Prendete i miei amatissimi figlioli, prendete e grattatevi, che così non avete tempo di pensare al peccato. Propocquato, questi sono tutti cazzocchi, che ripetono racconto alle mamme e a ripetere nostre, e quelli poi l'hanno racconto proprio a noi. Propocquato, gli uomini dite che è la maledizione di Dio, ma non è il vero niente, Dio non ha mai maledetto nessuno. Porcaccia la miseria, vagliù! Oh, ma ne se nasce! E brigante si vuole! Avete a sapere che il rubarone gli prestano soldi per accattare la sementa. Questo vogliamo interesse da struzzine, da usura. E vogliamo pure che i soldi gli davano la prima donna delle grane. Quelle poche grane che facevamo in quelle terre dove non ci potevamo mai. E cui ci Pasquale me lo vegliete. E non appeso in baccano qua, per far vedere l'altra gente che ne si fa. Allora non mi ricordo che la morte di Pasquale. Mi fece pigliare a serva alla casa del barone. Mentre faceva le servizie, che gli occhi guardia. Speriva dovesse tenere le carte, i documenti, ma più le soldi, lo mucchio di soldi. E si teneva belle strette e una caccia di solitudine. Ma pure esse era un triote, quando faceva il servizio mi guardava che certe occhie, quando gli portava la menestra non si vegliava la mena, non si la carezzia, ma stato proprio alle donne che mi veniva a via fa per andare a Pasquale. La notte piovia, sembrava che sarebbe scatenato un cuerno, tone, tralembo, questo veniva da lì. Per la scusa della paura mi avvelena la cambra del barone, dove essa che è allontanata la moglie dall'altra cambra. Andiamo a vedere il cucino impaurita, però era tutta la finta mia, Vede c'è le mette il monoletto sì, e il cucino se ne passa la paura. Proporce. Mi hanno avvelenato le lette, ma senza farmi vedere. Nascondendo col deglio sotto la cuscina. Che ci da home, non so come si a segno, come si a mettere bene. Ma state proprio alle donne, che pigliate pure col deglie, gli viene scappata una condollata proprio al cuore. Legnare master, ghirocchiere sprevellete dentro a cui lo lave sangue. cucino Pasquale per fare un bacio. Me li freghi tutte le soldi e me ne scappai in una montagna, dove sapeva che ci stiamo chissà tre pezzi a fare preghiere. E cui ci è rimasta pure in disse. Sempre paura la terra è nostra, non sa da tumbare, la terra è nostra, non sa da tumbare. La terra è nostra. Scusate, fuoco! Felice mi chiamai, Felicione fu detto per la mia grande statura, accusato in favore di re Borbone, da cui nacque mia tanta sciagura. Dopo l'entrata di Savoia, il popolo calpestato, disprezzato, privato di ogni dignità e diritto dal barbaro invasore piemontese, il popolo era con noi. La libertà non è cambiare padrone, un re con un altro re. Per questo il popolo era con noi, i briganti, i soli a vendicare l'onta dell'invasione. L'oppressore, lo Stato, non tardò a dar risposte al popolo affamato che chiedeva indietro il maltolto, le terre, i diritti. Fece leggi speciali e aprì tribunali militari nelle zone infestate dai briganti. I briganti, i difensori del popolo! Una notte di luglio del 1861, io e gli altri della banda ci portammo dal nostro accampamento di Valle Caterina nella terra di Castel del Monte, dove prendemmo armi e munizioni, cibo e denaro nella casa del notaro Semperlotti e fummo condotti in tribunale e processati all'ombra del vessillo tricolore, con al centro la croce di Savoia. In nome di Vittorio Emanuele II, re d'Italia, e in virtù del potere conferitomi dalla legge, condanno l'imputato conosciuto col soprannome di Felicione di Castel del Monte alla fucilazione immediata per i reati commessi. Si proceda a quanto deciso da questa alta corte. Abbassi il re! Abbassi le signore che sfruttano! Perché ti nascondi? Da che fuggi? Mi hai messo paura. Non preoccuparci, non è stata niente. Avevamo combattuto con Garibaldi, che aveva promesso la terra ai cani. Avevamo combattuto contro l'esercito borbonico, insieme a coloro che volevano fare l'Italia. quando, dopo aver sventolato il tricolore insieme a tutti quanti, siamo andati al municipio perché volevamo entrare nella Guardia Nazionale, chi ci abbiamo trovato? O sindaca, sì! O sindaca, era ancora Don Mariano! Sì, Don Mariano! Chi che comandava quando ci stavano i Borboni! Solo che adesso indossava la fascia tricolore, invece che quella bianca col ciglio dorato. I suoi soldati della Guardia Nazionale erano i suoi campieri, i suoi servi, i suoi caporali! Che ci avevano bastonato, perché chiedevamo un compenso adeguato per la nostra fatica. Ha ordinato a sti sfaccimmi e niente, ci ha arrestato. E allora noi siamo scappati in coppa a ste montagne e ci hanno sparato. Ma a me non mi hanno acceso. È facile parlare di rispetto della legge, dell'ordine, quando sono le stesse persone che fanno la legge e che la fanno rispettare, a tutelare i propri soprusi e le proprie nefandezze. È uno schifo. Questa rivolta ricafuni contro i padroni vecchi e nuovi che rubano senza aver mai voluto dare niente. I cafoni hanno fame di pane, di giustizia. Si dice di loro che non capiscono come vanno le cose della vita perché sono ignoranti. Ma se sono ignoranti di Dio, è veramente colpa loro. Giorni fa in queste montagne una compagna mia, morendo, mi ha detto, io sto morendo povero. Cioè, ci ha detto, poveri, ricchi abbienti, meno abbienti, che stia schifezza delle classi sociali. Cioè, ci ha detto Gaetano, sti pagliacciate e fanno solire. Voi siete seri perché appartenete alla morte. La morte livella tutto quanto, tutte le persone. Uomini onesti come a me si sono trasformati in briganti. Lo sapete la verità, che uomo si nasce, ma brigante si muore!